questa domenica ci racconta la versione dell'Evangelista Matteo del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Però, a leggere bene questo brano, ci accorgiamo che ci descrive anche una serie di sentimenti, di atteggiamenti che Gesù vive e prova. Lasciamo stare il miracolo. Il brano inizia con una notizia terribile. Giovanni Battista è stato ucciso. Gesù si ritira, vuole stare da solo. Anche noi, quando soffriamo, vogliamo stare da soli, pregare, piangere. È bello pensare allora che Gesù non è indifferente alla sofferenza delle persone. La gente però lo cerca, ha bisogno di lui. E allora Gesù abbandona il suo silenzio e torna in mezzo alle persone. Sperimenta la compassione. Significa che Gesù sente in prima persona il dolore, la fatica, lo smarrimento di queste persone. Si mette a loro servizio. La vita di Gesù è tutta una vita dedicata interamente al servizio degli altri. È bello pensare che quando mi rivolgo a Gesù nei miei momenti di fatica e di stanchezza, lui mi capisce fino in fondo. Terzo atteggiamento, Gesù si prende cura di queste persone non solo con la predicazione e i miracoli, ma organizza i suoi discepoli perché possano sfamare tutte quelle persone. Ed ecco che avviene il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. È bello allora pensare che Gesù si prende cura di ognuno di noi. Si prende cura di me, si prende cura di te. Ti rubo ancora 10 secondi. Rileggi con calma la seconda lettura di questa domenica. San Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Nulla e nessuno potrà mai separarci dal suo amore. Buona settimana.